consiglio per tutta la famiglia, anzi più che consiglio questa è un'intervista dedicata a tutta la famiglia che vuole un po' di relax, sì lo so la vacanza, ma anche quando andate in vacanza un po' tornate stressati, non è vero? No, no, avete bisogno di un bel weekend, una bella giornata fuori, magari in un agriturismo dove portare anche i vostri figli. Vi consigliamo oggi un posto molto anche tenero, potrei utilizzare anche questo termine, però effettivamente è un bellissimo posto, si chiama la Fattoria di Valentino e oggi andremo a parlarne con Stefania Andreuzzi, che è la titolare che ha creato questa bellissima realtà. Ciao Stefania. Ciao, buonasera a tutti. Allora Stefania, Fattoria di Valentino, innanzitutto perché Valentino? Chi è Valentino? Valentino è mio padre. Ah, ho capito. Il nome, ecco, la fattoria. Dedicata a lui in questo sì, senso. Dedicata a lui che mi ha donato il terreno, quindi. Allora più in questo, di questo. Certo, era dovuto, in questo senso. Fattoria di Valentino, che cos'è la Fattoria di Valentino? Qual è l'idea dietro questa fattoria? Perché noi del By Night, tu devi sapere, noi cerchiamo solo ospiti originali, cioè gente che ha grandi idee dietro la loro realtà. E soprattutto da quanto esiste la Fattoria di Valentino? Ma la Fattoria di Valentino esiste nella mente di mia madre, che è quella che l'ha creata, da più di 30 anni in realtà, e quando ancora in Italia non si parlava di fattorie didattico, se ne cominciava allora a parlare. E neanche proprio di agriturismo, se proprio vogliamo, infatti, la parola agriturismo sì, non era proprio utilizzatissima. Sì, infatti non si sapeva. Era più un vado fuori in campagna. In campagna. E lei parlava di questa idea che aveva di un parco con l'area per far volare gli aquiloni, il parco gioco, gli animali, il cavallo. E tu eri estasiata, sì, io ero estasiata e già immaginavo con la mente tutto quello che mi raccontava lei, però poi è così, ha potuto realizzare con il tempo, perché certamente in agricoltura non si possono fare le cose così, anche la natura ha i suoi tempi. L'agricoltura che non va al pari passo con i tempi di oggi, che effettivamente, anzi, sono i tempi di oggi che non vanno al pari passo con l'agricoltura, perché lei ha bisogno di quei tempi. E ovviamente anche la Fattoria di Valentino, per diventare quella realtà che ha sempre voluto tua madre, c'è voluto un po' di tempo. Sì, sì, ma circa 20 anni. Possiamo dire che adesso la soddisfazione c'è, perché esiste. Sì, sì, adesso esiste, diciamo bene, che è a pieno regime. Ok, quindi abbiamo detto che insomma è l'agriturismo, è una fattoria anche, quindi immagino anche con il parco, eccetera, eccetera. Quindi ci sono queste varie realtà, cioè è un mondo con varie realtà: parco con gli animali, fattoria con gli animali, fattoria didattica per i bambini, infatti, come sì, abbiamo sì, detto. Vengono anche le scuole. Certo, certo, in mezzo alla settimana, durante tutto l'anno scolastico, dal martedì al venerdì, e vengono a capire come funzionano le cose in agricoltura. E quindi come si fa l'olio, abbiamo un frantoio, come si fa il vino, come si fanno gli aquiloni, si spiega la scia sulla scia del quello tempo. Manco io so come si fanno, quindi figurati, anche quello anche è natura, il vento è natura. Assolutamente. E poi c'è il laghetto, che è un ecosistema acquatico, facciamo fare il pane, la pizza ai bambini, facciamo fare i biscotti, facciamo raccogliere la frutta dagli alberi e facciamo la marmellata insieme, insomma. Gli mostrate come funziona non solo un ambiente, ma anche i vari mestieri che compongono comunque tutto quello che è nell'agricoltura o legato al mondo della terra. In questo senso, quindi questo è soddisfacente anche perché le nuove generazioni hanno comunque bisogno di integrare, diciamo, questo tipo di conoscenze nel loro sviluppo e nel loro percorso di apprendimento. Ma detto questo, andiamo un po' più nello specifico: cosa succede nel parco, quali sono le attività del parco, ma anche quelle della fattoria didattica? Sì. Guarda, l'agriturismo è multifunzionalità proprio per definizione, quindi noi, ecco, la cosa bella è che ci sono tante cose da fare, cioè, ecco, la fattoria didattica durante la settimana, e il sabato e la domenica c'è, ad esempio in questo periodo, l'area picnic che va tanto. Assolutamente. Dove ognuno si porta le cose da mangiare, noi affittiamo il tavolo, diamo il barbecue, la legna, la carbonella, e ci si viene a rilassare. Vengono in tanti? Diciamo di sì, non ci lamentiamo. Beh, questo è importante. Comunque quel weekend fuori effettivamente sì, può sì, servire. Ci sono tante famiglie che vengono? Sì, sì, molte con bambini piccoli. Ma anche un gruppo di amici, cose anche di questo. Anche gruppi di amici. Bene. Si portano il pallone, la bici. Vogliono quella convivialità, insomma, sì, sì, in mezzo poi alla natura. Per chi vuole stare più rilassato e senza stare lì davanti al barbecue a cucinare, c'è la sala ristorante, che è tutta affrescata con dipinti che rappresentano il parco, quello che si vede fuori, come
se non ci fossero le pareti. Bello. Durante le quattro stagioni e si può mangiare lì dentro, facciamo un menù fisso, oppure durante magari la primavera, l'estate, così facciamo anche banchetti per cerimonie, matrimoni, tutto quanto, insomma. Ah, quindi insomma siete molto poliedrici in questo senso. Sì. E per quanto riguarda la fattoria degli animali, i nostri bambini come cosa possono scrivere? I nostri, insomma, io non ce li ho, però dico i nostri bambini, mettendomi insomma nei panni dell'ascoltatore. Sì, beh, vengono e stanno con la famiglia il sabato e la domenica e possono fare il giro sul trenino, che è la cosa che aspettano di più in assoluto, perché è un trattore che traina tre vagoncini. Fantastico. Possono vedere gli animali, possono pescare, ma non lo diciamo tanto forte nel laghetto perché sennò spariscono tutti i pesci. E poi c'è la spiaggetta, ci sono tanti giochi, il legno, ecco, quelli che pensavo mia madre tanti anni fa. Beh, insomma, un sogno che si realizza. Sì, sì. Un sogno, una realtà in cui si può tornare bambini, dico bene? Sì, veramente. Assolutamente. Però, diciamo, tu hai detto anche la primavera per banchetti, insomma, cose un po' diverse. Uh-huh. Fate anche attività specifiche durante l'arco dell'anno, magari anche sì, nell'inverno. Ecco, d'inverno, che magari uno non sa dove andare così. Per esempio c'è la serata della Befana, che è molto bella da noi, perché... La Befana una volta era più importante di Babbo Natale, molto più importante di Babbo Natale, questo lo sottolineiamo. È vero. E ti dico, io sono... A me è rimasta più... La Befana, ma anche a me, io sono ancora della generazione del digitale, no? E nonostante tutto, comunque sono cresciuto in una casa in cui la Befana era, diciamo, il personaggio più importante, molto più importante di Babbo Natale. Adesso c'è Halloween, però. Adesso c'è Halloween. La Befana era quella che incuteva un po' di timore, un po' di meraviglia nei bambini, e questo è quello, il messaggio che vogliamo trasmettere, che era una tradizione di mia nonna, faceva con noi nipoti, e praticamente arriva a un certo punto della serata, facciamo la pizza non stop speciale Befana, arriva nel parco la Befana trainata dal trenino da Babbo Natale, che guida, quella ce lo dobbiamo mettere, e porta, ecco, i doni a tutti i bambini con una filastrocca in rima proprio con il nome del bambino e il suo regalo. Quindi è anche, diciamo, la Befana ad hoc. Sì, quindi. È tutta un'atmosfera magica in questo senso, perché effettivamente il bambino pensa, la Befana è venuta per me. È vero. Ma come faceva a sapere il mio nome, il regalo, in effetti, che è stato portato, insomma, è una cosa studiata. È la meraviglia negli occhi del bambino, ripaga. È quello che ci ripaga di più di tutti, quando i bambini, quando devono andare via, cominciano a piangere, perché no, vogliamo rimanere qui. Certo, ma chi si vuole, cioè, se fossi bambino non mi muoverei più di lì, poi col trenino, poi col trattore, lasciamo perdere, guardate, si può pescare anche. Bassa voce, si può pescare, quindi ragazzi. Mi piace il pesce da lago. Insomma, direbbe la Fattoria di Valentino, diciamo, un posto adatto per i bambini, però anche per gli adulti molto giovani dentro e vogliono tornare bambini. È vero. Poliedricità l'abbiamo detto, quindi ragazzi, l'unica curiosità da sfatare adesso è una sola: dove si trova la Fattoria di Valentino? Ma questo lo dico io, tu sei già bella pronta per dirlo, ma lascialo dire a me, okay. Stefania. Allora, la Fattoria di Valentino voi la potete trovare a via Castagnole 24 a Marino, nel cuore dei Castelli Romani, quindi l'ambiente più bucolico che potreste trovare, diciamo, a Roma Sud, insomma, fuori Roma Sud, e vi consiglio tanto di andarci sicuramente, perché poi abbiamo parlato anche di cucina, quindi cucina dei Castelli Romani è un surplus questo, però... Se siete ancora scettici, non dovreste esserlo, potete andare su Facebook alla Fattoria di Valentino, mettete un bel like alla pagina e poi dopo il like andate a guardarla. Questo è prima like e poi andate a guardarla. Giusto, democratico. Se volete, se volete prenotare, insomma, avere altre informazioni, potete chiamare i due seguenti numeri. Innanzitutto il numero fisso 06 93 54 82 80, ve lo ripeto, 06 93 54 82 80, o il numero di cellulare 349 71 05 233, ripeto, 349 71 05 233. Il sito web è www.lafattoriadivalentino.it e lì vedrete tutto quello che c'è da guardare, dal menu alla fattoria didattica, al parco, agli eventi, insomma tutto quello che Stefania Andreuzzi ha realizzato, ovvero i sogni che aveva sua madre, che sono diventati propri di Stefania. E più di questo, che cosa dirvi? Ah, io non aggiungo altro, faccio parlare Stefania, adesso che sei in rado, vogliamo mandare dei messaggi, fare qualche saluto, approfittane pure. Sì, sicuramente un ringraziamento oltre ai miei genitori che mi hanno aiutato, anche a mio marito, che oltre a essere un violinista è lo chef della cucina, quindi grazie a lui potrete gustare ottimi prodotti. È un duplice artista. Sì, è vero. E poi al coordinatore Gabriele Ghera, che è anche indispensabile, a tutto lo staff della fattoria che...
si è professionalizzato negli anni, come sono cresciuti gli animali, sono cresciute le piante, anche lo staff è cresciuto e grazie a loro possiamo fare quello che facciamo. Perfetto, allora li ringraziamo tutti e io ringrazio te anche a nome del staff del By Night Stefania e ti auguro il meglio per la fattoria di Valentino e che vengano tante famiglie, soprattutto dopo questa favolosa intervista. Grazie mille, grazie a Radio Radio.